Archiviata la ricca Befana, Chieti e San Nicolò scendono all'Angelini per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. Compagini ritoccate nei vari reparti, pronte per confermare la vitalità benagurante di inizio anno, che si evidenzia nel primo innesto offensivo dei teatini, che imbarazzano la difesa teramana, che si rifugia in calcio d'angolo. La risposta propositiva dei biancoazzurri arriva in velocità e giusto tempismo, con De Santis, che caparbiamente penetra nella tre quarti e traversa, ma la posizione degli offensivi ospiti è viziata da fuorigioco, tant'è che la rete di Merlonghi è annullata dall'assistente signor Di Tommaso. Il Chieti non lascia la partita agli avversari e cerca di verticalizzare, e al 24esimo sorprende l'attenta difesa teramana che fa muro con l'estremo calore che nell'intervento si infortuna. Le risorse dei teatini al 39esimo mettono in luce l'individualità di Vitale, che sferra un preciso bolide neutralizzato con i pugni dall'eccellente portiere biancoazzurro. Ma dopo la bella nota positiva arriva l'atto negativo, che cambia volto alla gara. L'assistente Filannino richiama l'attenzione del direttore di gara, riferendo di una gomitata di Dos Santos al centrale difensivo Terrenzio. Cartellino rosso, dubbi interpretativi sul provvedimento disciplinare e vibranti proteste degli spettatori, che rincarano la dose quando la terna arbitrale sancisce la fine del primo tempo. La contesa riapre con il Chieti rabbioso e deciso a non soccombere. Ronci ridisegna il quadro offensivo con la posizione di Varone molto più avanzata. Al quinto lo stesso centrocampista dialoga in corsa con Fiore e gira verso la porta avversaria con intuito ma con poca incisività. Si ripete il teatino al 14esimo, ma senza grossi sussulti per i teramani, che hanno gioco agevole nell'amministrare il possesso palla e razionalizzare gli spazi di manovra. Gli allenatori inseriscono forze nuove in campo. Il Chieti al 14esimo sostituisce Mariani con Pietrantonio e Molenda con Comini. Il San Nicolò al 18esimo De Santis con Chiacchiarelli. Benché sorretta dalla volontà, i neroverdi non subiscono passivamente la qualità del gioco della squadra di Epifani, che al 34esimo con Bucchi spreca una ghiotta occasione, che poco dopo si presenta al Chieti con Fiori, che elude la marcatura del diretto avversario, ma la conclusione è ribattuta da Brighi, su cui si reclama un presunto intervento di mani. Piovono ancora proteste sul signor Votta, che concede solo l'angolo e non sortisce alcuna opportunità per infilare la porta di calore. 5 minuti per patrimonializzare l'impegno profuso dai teatini, ma il San Nicolò è convinto, non si scompone. E tra decisioni arbitrali discutibili, il derby si conclude con un pareggio non cercato, ma sancito da quello che la gara ha offerto, con i 20 gradi in campo e con gli atleti che in tenuta estiva guadagnano la meritata doccia. Noi ce la siamo giocata anche 10, io ho fatto il doppio gambo perché volevo cercare di vincere, ho messo dentro Comini, ho messo un attaccante, ho rischiato un 98 terzino, bravo, e gli faccio i complimenti a Pietrantonio, ma perché volevo provare a vincere nonostante eravamo in 10, perché questi ragazzi stanno facendo bene, abbiamo ritrovato uno spirito di gruppo importante. E abbiamo, con questa squadra, con questo gruppo, abbiamo sbagliato solamente la partita di ieri, però questo è uno spirito di gruppo importante che ci porterà secondo me a fare bene, però mai abbassare la guardia. L'abbiamo visto oggi che partita è stata, chiaramente giocare bene all'Angelini non è facile perché con il vento forte che c'era e con un terreno di gioco in queste condizioni secondo me avrebbe fatto fatica anche il Barcellona oggi a giocare a calcio qua, però a noi che loro abbiamo provato a farlo, abbiamo provato a giocare e qualche situazione favorevole l'abbiamo avuta, va bene così. Abbiamo provato a fare, abbiamo cercato di giocare come sappiamo, specialmente quando sono rimasti un uomo in più, però il campo oggi non te lo permetteva, il vento non te lo permetteva e questi non sono alibi, perché poi quando devi fare invece di un tocco ne devi fare tre per domesticare il pallone diventa difficile e le squadre si riescono a chiudere meglio e quindi abbiamo trovato meno fluidità nella manovra. Però abbiamo avuto anche le occasioni, credo che secondo me abbiamo avuto 3-4 occasioni dove potevamo far gol e ci portiamo a casa un risultato importante visto quello che abbiamo fatto mercoledì. In 4 giorni abbiamo fatto 4 punti, credo che sia un bottino importante. Pensi che in alta classifica il campionato sia chiuso?
Ma guarda, io credo che la Samba l'ho incontrata prima di Natale, penso che in questo momento è la squadra più forte. Però il girone di ritorno sarà completamente diverso, è un mini campionato, chi farà più punti arriverà agli obiettivi prefissati, è un campionato molto livellato, puoi perdere i punti con tutti e quindi bisogna ragionare partita dopo partita. Chi lo farà secondo me arriverà molto in alto. In cuor tuo, obiettivamente, con questi ritocchi, pensi che la tua squadra possa dare ancora di più rispetto alla prima fase del campionato? Ci proveremo. Sicuramente quando tu cerchi di fare le operazioni di mercato cerchi sempre di migliorare le cose, sicuramente ci proveremo. Se devo guardare la tabella del girone andato, abbiamo fatto 2 punti le prime 2 partite, ne abbiamo fatte 4 alla seconda partita, quindi già sono contento, però sono chiacchiere, adesso bisogna lavorare, a martedì bisogna pensare alla prossima partita e il calcio purtroppo non ti dà modo di fare progetti a lungo termine.